Gli occhi sono l'organo sensoriale più importante, la nostra vista sul mondo, perché attraverso la vista raccogliamo circa l'80% delle informazioni che ci giungono dall'ambiente. La salute dei nostri occhi è fondamentale per conservare la propria capacità visiva, essenziale per la qualità della nostra vita in ogni ambito. Quando parliamo di salute, di vivere bene. E nel nostro caso di salute degli occhi ci riferiamo più che altro alla prevenzione e anche all'educazione sanitaria. Seppur le malattie oculari interessano tutte le età, la loro incidenza aumenta considerevolmente eh, dopo i 50 anni. E una delle cause più frequenti di perdita improvvisa della, della vista è il distacco della retina. E noi eh, quest'oggi parleremo proprio di questo problema e lo faremo con due esperti in, in materia che vi presento immediatamente. Benvenuta dottoressa Elisa Carini grazie. e benvenuto dottor Paolo Radice. Allora, eh, il dottor Paolo Radice da settembre del 2020 è il nuovo primario del reparto di oculistica dell'ospedale del Circolo di Varese, quindi complimenti e grazie. Per, eh, per, questa, per questo pregio della nostra città. Grazie e, a lei. Mh, ha lavorato all'ospedale Fratelli Bene eh, Fratelli Oftalmico di Milano, maturando una casistica operatoria che supera i 5.000 interventi, compresi quelli di chirurgia vitro-retinica e in particolare del distacco della retina, per la quale è stato anche docente ad un materio di secondo livello, esperto in particolare chirurgia. Vitro-retinica e traumatologia oculare nella chirurgia della cataratta associata ad altre condizioni patologiche. Ha suo attivo anche un'abbondante produzione scientifica e un'intensa attività di docente e relatore con veni congressi. Beh, la dottoressa Elisa Carini, assolutamente non da meno, assolutamente, ma è laureata in medicina e chirurgia specializzata in oculistica. E da 2015 lavora insieme alla la dottora Dice, e, e condividendo anche un suo bellissimo progetto, eh, l'ha seguito fino a Varese. Quindi questo è anche un altro pregio di cui dobbiamo vantarci come Varesini. Allora, dottora Dice, il distacco della retina è una delle più importanti, o meglio, è una della, eh, delle cause eh, di perdita improvviso più importanti. In che cosa consiste esattamente? Il distacco della retina consiste nella separazione della retina dalla parete dell'occhio. La retina è la parte nervosa che ci permette di eh, poter visualizzare le immagini. La luce che entra nell'occhio viene trasportata al cervello e il cervello rielabora queste immagini. Se succede durante la nostra vita, questo può succedere a qualsiasi età, ma come ben lei ha già introdotto, succede specialmente sopra i 50 anni e per alcune altre condizioni che possono essere la miopia elevata. <clears throat> E alcune degenerazioni retiniche periferiche già presenti in alcuni individui. Si può verificare che durante l'invecchiamento del gel vitreale, che è una sostanza trasparente e gelatinosa che riempie l'occhio e che serve durante la vita allo sviluppo e al nutrimento dell'occhio ma che a un certo punto come tutti gli altri tessuti invecchia e ahimè invecchiando perde eh, la, sua la sua consistenza e disidratandosi se è molto tenacemente eh, adere, adeso alla retina può strapparla questo strappo della retina può poi eh, trasformarsi in una minoranza di casi ma che corrisponde circa a 7.000 casi all'anno in Italia quindi se lo paragoniamo se lo rapportiamo a quello che riguarda la Lombardia, sono circa 1.000-1500 casi all'anno, porta al distacco della retina. Il distacco della retina è una condizione molto grave dove si può arrivare se non curato e trattato in maniera adeguata e tempestivamente, e soprattutto tempestivamente, anche alla perdita della vista di un occhio. L'altra cosa che dobbiamo sottolineare è che ovviamente quando un paziente va incontro al distacco di retina in un occhio, poi dovrà essere strettamente monitorizzato anche nell'altro perché vuol dire che ha una predisposizione ad avere rotture retiniche durante l'invecchiamento vitreale. Queste sono le cose importanti che da un punto di vista epidemiologico e eziopatogenetico devono conoscere i pazienti. Certo, certo. Come facciamo ad accorgerci che c'è stato un distacco della retina? Quali sono i sintomi che avvertiamo? Allora, i primi sintomi che si possono sviluppare eh, sono quelli mh, quando avviene la rottura retinica, quindi quando questo gel vitreale ha dato la sua trazione sulla retina e ha rotto questo foglietto, nervoso, in quel caso avremo la presenza di lampi che il paziente avvertirà eh, soprattutto al buio molto spesso e la visione di dei corpi mobili vitreali che significa di delle macchie scure che si muovono nel campo visivo. Quando invece la retina si solleva e quindi si stacca il paziente avvertirà un'alterazione del campo visivo in una qualsiasi parte come una tenda scura eh, che avvertirà appunto con un occhio guardando dritto. E quindi cosa deve fare eh, Beh, la, sì. chi avverte questi sintomi? Allora, appena diciamo, il paziente avverte i primi sintomi che, come ha detto la dottoressa Carini, sono le fotopsie o i flash e le miodesopsie, che sono appunto queste mosche volanti, deve ricarsi il prima possibile. Da un oculista per fare una visita che non consiste altro che visualizzare il fondo dell'occhio, cioè con una goccia di un collirio che dilaterà la pupilla si va a ispezionare la retina centrale periferica per cercare se ci sono delle rotture della retina. Diciamo che questo è importantissimo perché se noi riusciamo a a intervenire quando c'è solo la rottura della retina e non ancora il distacco eh, si può tramite un trattamento laser che è molto meno invasivo spesso arrivare a una soluzione del problema isolando la parte malata e, e praticamente interrompendo il distacco della retina altrimenti se ci troviamo già davanti alla, tenda, eh, alla, alla presenza di una tenda nera, scura, da una, da in qualsiasi parte del campo visivo, allora ci troveremo già di fronte a un distacco di retina e qui purtroppo bisognerà intervenire con un intervento chirurgico. Ma anche in questo caso è fondamentale la tempestività della diagnosi e della terapia perché se questo distacco non ha ancora interessato la macula, che è la parte centrale della retina, la prognosi visiva e il recupero funzionale saranno molto migliori che se invece è già stata interessata la macula. Di conseguenza bisogna rivolgersi immediatamente al primo oculista disponibile e se non si ha la possibilità di avere un proprio oculista a cui rivolgersi, è indicato l'accesso al pronto soccorso in caso casi. Certamente, certamente. Ma come avviene questa rottura? Quali sono le cause che la provocano? Solitamente la causa è da rintracciarsi in un anomalo rapporto tra questo gel vitreale che proprio sta a contatto con la retina e eh, eventuali presenze di degenerazioni retiniche, quindi una sorta di predisposizione genetica. Quindi la predisposizione genetica, come sì. accennava anche lei, ma c'è anche qualche fattore esterno che può intervenire, può provocare questa rottura? Sicuramente... Beh, a parte il trauma, voglio dire, Esatto, no? il trauma può avere una funzione importante, anche la miopia mm. elevata, che spesso si accompagna a queste degenerazioni, quindi diciamo che eh, sempre il... Il nucleo centrale è sempre il rapporto tra il vitreo e la retina, appunto patologico in questo caso. Parliamo tanto di prevenzione, ma in questo caso eh, è possibile prevenire la, 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 questa rottura? Fare no? dei controlli è molto importante, eh. Eh, prevenirla completamente non è possibile ovviamente. Certo, ma il dottore dice, esiste un protocollo di prevenzione? Allora, purtroppo eh, per quanto riguarda il distacco della retina è importante avere, fare un'attenta... Ispezione del fondo oculare per vedere se ci sono delle cause predisponenti, oltre a quelle, diciamo ai fattori eh, che sono l'invecchiamento del vitreo, quindi l'età ed eventualmente la miopia. Però non abbiamo, comunque, essendoci eh, delle aderenze vitreali: il vitrio è una sostanza trasparente che non ci permette di vedere se l'adesione la vitreale creerà un distacco della retina durante l'invecchiamento di questo gel reale, eh, sono importantissimi i sintomi, sono questi che ci dicono che sono in pericolo, anche se delle, eh, un esame eh, rutinario e un'ispezione rutinaria del fondo dell'occhio ci aiuta notevolmente a prevenire e a cercare di limitare al minimo queste questi problemi, ma ripeto la cosa più importante è la tempestività di recarsi dallo specialista nel momento in cui avverto i primi sintomi. E poi importante, dopo che c'è stata la prima visita, a questo punto, perché mi parlava di protocolli, il protocollo può intervenire a questo punto, nel senso che una volta che c'è stata questa disidratazione del vitrio, i controlli sono importanti nell'immediato e a questo punto, a seconda della situazione che troviamo, verranno concordati con lo specialista, ma gli step generalmente, se dovessimo standardizzarli, sarebbero a un mese, a tre mesi e a sei mesi, che sono i momenti in cui... Eh, definiamo il processo di liquefazione del vitrio che non si completa mai in un solo momento ma progredisce quindi il paziente anche se è stato visto per un, eh, subito dopo questi sintomi deve comunque andare avanti a controllarsi per non andare incontro a sorprese anche dopo il primo evento qual è la periodicità con la quale possiamo recarci per un controllo? Ma se non ci sono disturbi particolari, non si hanno familiarità per patologie oculari, anche una volta ogni due anni può essere sufficiente. Dipende anche così. Ovviamente caso. Ah, dipende dall'età, certamente. Ah, I controlli in età pediatrica hanno una tempistica completamente diversa. Diciamo negli adulti che non presentino nessun tipo di sintomatologia o familiarità, sì, grosso modo un controllo ogni due anni. Ovviamente se invece c'è una patologia di base che interessa l'occhio, la periodicità è più stretta, chiaramente. Vogliamo dare qualche suggerimento in più ai nostri telespettatori, magari anche il comportamento in casa, guardiamo la tv, leggiamo, lo smartphone, il computer, eh, la guida, ecco la guida. Quali sono i suggerimenti che possiamo da dare? Da questo punto di vista li possiamo tranquillizzare perché l'occhio non si rovina o non si danneggia utilizzandolo. C'è un pregiudizio nel pensare che stando tanto davanti al computer o leggendo tanto, soprattutto se ho già una patologia di base oculare, può rovinare o peggiorare questa patologia e rovinare la vista. Invece l'occhio va esercitato, la vista va esercitata, non si rovina utilizzandola. E quindi eh, posso dire ai telespettatori di stare tranquilli, che, non, che possono tranquillamente leggere, utilizzare il computer, guardare la televisione, ma l'importante è che si facciano curare, cioè facciano delle visite rutinarie che come ha già sottolineato la dottoressa possono essere ogni due anni se non ci sono problemi o anche annuali se c'è qualche dubbio, ma soprattutto all'insorgere dei primi sintomi è importante la tempestività del recarsi da uno specialista. Quel progetto di cui si parlava, di cui voi state lavorando, si tratta di, un, di una, come dire, un ampliamento, quello della creazione di un reparto di alta specializzazione, presumo. Qualcosina, per non svelare più di tanto, si può accennare, perché questo è un bo anche per dare, per dare una speranza in più a, a chi ci segue perché Certamente. grazie a voi questo può, senza andare a cancellare assolutamente ciò che è stato fatto prima, si tende sempre a migliorare, no? Ecco. È quello che si spera sempre. È eh sì. chiaro. Beh, diciamo che vogliamo, vorremmo portare quindi l'esperienza del dottor Radice e in parte anche la mia, per gli anni in cui l'ho affiancato nel nostro lavoro a Milano, vorremmo portarla a Varese, dove appunto adesso lavoriamo, ecco. Io, dottoressa Carini, la, la ringrazio, come ringrazio anche lei. In bocca al lupo, si dice così, al vostro progetto. Vorrei dare un suggerimento. Allora, noi ci affidiamo spesso alla tecnologia come la panacea a tutti i problemi, quando invece la, eh, la cosa più importante, ed è emerso eh, durante la nostra trasmissione, grazie ai nostri ospiti, che la prevenzione è ciò che conta di più. Arrivederci alla prossima puntata e vivere bene.